Sì. No, mi chiedevo se battute ancora oggi come quella riferita dal cognato, sì, dal genero di Banfi al domestico, tipo si ricchione, si è diventato ricchione, oppure i soliti cliché della ragazza dell'est carina, di lui che ci prova, oppure insomma ce ne sono diverse, tante battute. Però se mi consente, mi Cioè, sembra che ci no. sia sul ritorno di una speculazione in tal senso. Poi ho visto adesso quando Lino ha scorpiato in pugliese una battuta, qui hanno riso tutti, quindi probabilmente Beh, il io per gioco di questo parole è sono una identico. cosa, io però. Sì, il gioco di parole è identico, Vabbè, quindi. adesso Appunto, non dico, il mi gioco di vede parole può essere divertente, va nessuno il benissimo. senso. Il cinema italiano, quello che di oggi di maggior successo, che penso sia costellato di molte più parolacce, se vuole arrivare a questo, di quante ce ne siano le nostre. No, mi scusi, non mi scandalizzo le parolacce, ma certi modelli e certi cliché convenzionali Ma sicuramente sì. mi consente Grazie. l'ultima cosa che le dico, che comunque essendo un film che si ispira a un tipo di cinema che è molto apprezzato oggi, cioè il revival degli anni 70-80 della radice di quel cinema, che allora non era molto apprezzato dalla critica ma era molto apprezzato dal pubblico, oggi c'è stata anche una rivalutazione di questo tipo di cinema. Quindi non è un atteggiamento polemico, solo per chiarire che evidentemente abbiamo fatto quello che forse il pubblico anche si aspetta, però forse modernizzando. C'è una domanda qui. Ecco, Banfi, buongiorno, sono qua Ciao. sopra. Due cose. Intanto una curiosità, se ci raccontate, se ti va di raccontarci come avete fatto a coinvolgere i grandi campioni che si vedono in alcune scene del film. E poi, in analogia alla domanda che è stata fatta prima, cioè se non temi, scusi, di deludere i fan di una volta col secondo film rispetto al primo, io vado un po' più a fondo e le chiedo, lei dopo quella grande stagione, appunto ufficialmente non riconosciuta come grande, si è reinventata una seconda carriera e oggi direi che è popolare soprattutto per questa, una carriera di attore serio, in cui ha sorpreso molti, lei è un grande attore serio. Ecco, se non teme invece per le nuove generazioni che la conoscono come il nonno del medico in famiglia, quindi con uno stile diverso, un genere diverso, che questo ritorno indietro possa in qualche modo spiazzare e forse anche deludere. Assolutamente no, non solo, era un desiderio da parte proprio del pubblico, poi del medico in famiglia, di altri personaggi che ho fatto, se facevo il frate poi mi chiamavano frate Raniero, se ho fatto il medico mi hanno chiamato per anni nonno Libero, ma questo non cambia niente e desideravano loro stessi, oh, lì sei bravissimo quando fai queste cose, però torna a farci ridere alla vecchia maniera, per far ridere c'è quello. Abbiamo parlato anche con Sergio e con gli sceneggiatori di mettere dentro una sola scena leggermente commovente, ma ci voleva, quella è stata una bella medicina, quella del bambino alla fine che mi convince a tornare, io mi sento grasso, brutto, inutile per fare l'allenatore, mio nipote mi convince, quindi qualcuno può pensare lì per un momento torna a fare nonno libero, è bene arrivata quella cosa che ha mischiato le risate del film a questo momentino, se vogliamo, commovente. E se poi, ripeto, si ride due o tre volte meno, cosa che non credo, perché poi vedo che la gente si diverte dall'inizio alla fine, che ci frega dell'opinione della gente? Sono io convinto di aver fatto una bella cosa, l'opinione della gente sarà sicuramente a favore mio. Ai calciatori, calciatori. Ah, i calciatori, devo dire, grazie innanzitutto a Francesco Totti, che è stato poi il promotore, perché Francesco, ho scoperto dopo, che sia Buffon che Del Piero, Galante, Amedia e tanti altri che abbiamo chiamato, chiedevano a Francesco, ma tu lo fai? Quando hanno avuto la conferma che Francesco diceva, sì, io faccio lì a un amico, facciamolo, si sono prestati tutti. E la domanda che faccio io è, dove trovi questi grandi nomi, questi divi del mondo del calcio a livello internazionale che ti vengono il mese d'agosto a lavorare, addirittura a vestirsi da avvocato, da giudice, sia pure per poche scene, e prestarsi a fare questa cosa solo per amore, per affetto verso il tipo di film, verso, proprio per amicizia mia l'hanno fatto, se no non l'avrebbero fatto. Quindi io li ringrazio pubblicamente, soprattutto Francesco. Senta, invece lo Tito come avete fatto a convincerlo? Che mi sembra la scena più divertente. Ah? Lo Tito. Lo Tito. Ah, lo Tito lì è stato più artefice lui che Laziale, disgraziato qua, regista. Perché poi anch'io sono amico, l'abbiamo convinto. Ma quando abbiamo girato quella scena e quando io alla fine
guardare sempre e dissi ora mi invento sta cosa, vediamo se si ghezza o no. E ci inventammo Annunzio Nobis Causum Magnum, avemus lodito. Pensavamo che dicesse, oh ragazzi, basta, se no mi prendete in giro, la gente chissà che pensa. Invece fu felicissimo di farlo perché una persona intelligente, lodito, ha capito che può giocare su se stesso come fa Francesco quando si autoironizza, insomma. Posso qui? Buongiorno, Claudio Miani, Cineforme.it. Un paio di domande e una constatazione. La constatazione è questa: io vengo dall'infanzia del primo allenatore del pallone, ci sono cresciuto, lo vediamo quasi ogni settimana con gli amici, quindi mi ha fatto piacere di trovarlo 20 anni dopo. La cosa che più mi è piaciuta è che, Alessandro, che sono d'accordo che la volgarità in questo film, nelle poche parolacce che vengono dette, passano assolutamente di contorno alla storia, quindi non sono accentrate come negli altri libri, e qui sono d'accordo con il regista. Mi è piaciuto molto il rapporto tra ritrovare la signora Calandra, è un piacere fantastico rivedere il rapporto marito-moglie, perché io ci sono cresciuto con le battute della posta, allora raccomandate, mi è rimasto impresso, quindi riscoprire questi personaggi mi fa un piacere. E un pensiero volevo chiedere al signor Rocchiato, è quello che mi è mancato è non avere Gigi. Quindi questo mi è mancato perché ci sono cresciuto. Ognuno ha i propri fondi di riferimento. Ci sono cresciuto del cabaret. Quello è mancato anche a me, ma non si stava molto probabilmente nella storia, perché lui era il nostro corrispondente dal Brasile, quindi, e poi comunque è una cosa che hanno deciso i produttori e quelli che hanno scritto film. Io volevo dire una cosa prima, che diceva le nuove generazioni non... forse restano così un attimo davanti a un Banfi che non hanno visto. Non è vero, perché il film dell'allenatore nel pallone e tutta la serie di film degli anni 80 sono i giovani di adesso che li comprano, quindi conoscono molto meglio loro Banfi di 20 anni fa che quelli di questa generazione, che sono grandi come noi, che al limite non l'abbiamo visto oppure l'abbiamo lasciato là. I ragazzi adesso li sanno a memoria, quindi non è che per loro Banfi che vedono è nuovo, è quello che vedono nelle cassette quando comprano, e credo che l'allenatore sia uno dei più venduti in assoluto di tutti i DVD che esistono. Sì. E poi credo che non bisogna fare tanto un raffronto fra è più bello il primo e più bello il secondo è un altro film. Quindi il primo era un film di un determinato genere, il secondo ha lo stesso argomento, è l'allenatore è Calà 20 anni dopo, però è una storia diversa, è un altro film, quindi credo che possa piacere per questa storia diversa che è, non sempre c'è bisogno di andarlo a confrontare col primo, è un altro film e speriamo che vada bene e che faccia ridere quanto il primo, tutto lì. E per quanto Gigi, speriamo, non si sa mai, sulla scia del successo che secondo me avrà questo film, noi ne abbiamo fatti tanti con Martino, può darsi che ci sia un mezzo destro, un mezzo sinistro, parte seconda.